Ciao a tutti, ciao, bentornati sul mio canale. Allora, come avete visto, camino acceso, è tornato freddo, sembrava che era arrivata la primavera, sembrava che era caldissimo, invece, ciao, vediamo quando ritornerà il tempo, il sole, il caldo. Per il momento ne abbiamo tanto freddo e quindi camino acceso. Allora, prima di cominciare voglio ringraziare tutti indistintamente, nuovi iscritti, vecchi iscritti, grazie a tutti. Il rossetto che sto indossando è un rosso di Astra, che mi sono scordata di portarlo qua. Comunque è un rosso di Astra. Un rosso, per quanto mi riguarda, bellissimo, perché è un rosso un po' arancio. È piuttosto estivo, non è invernale, però mandava di mettermi quello visto che c'avevo la felpa rosso. Allora andiamo più qua perché sennò questo cade. Allora, oggi parleremo qua perché qualche giorno che non fa video, perché il fine settimana che abbiamo finito scorso è stato il mio fine settimana al lavoro, e sapete quando il lavoro mi è difficile fare video perché sto dalle 8 alle 20 al lavoro, sabato e domenica. Ma siamo qui per fare un video dove parlerò di 5 profumi super top. Sono profumi di nicchia queste qua, 2 più a portata di mano, 3 un pochino più costosini. E niente, profumi che magari ci possiamo far regalare, che ne so, per un compleanno, per un Natale, per un evento. Io in questo caso me l'ho fatta regalare per il mio compleanno, per Natale. Erano profumi che erano lì, 2 sono più recenti, ma altri erano lì datati da tanto tempo. E chi mi conosce lo sa che era un po' che era lì, e è arrivato il momento di presentare a voi questi profumi. Il primo è un profumo di Daniele Josier, è un naso spagnolo. Qui in Italia, almeno per quanto mi riguarda, non è che l'ho scoperto io, ma per quanto mi riguarda qui in Italia non ho sentito mai parlare di questo brand, o almeno di quelle persone che seguo io, non voglio prendermi merito che no. L'ho comprato semplicemente perché seguo tantissimo le youtuber spagnola, e in Spagna questo è un brand molto ma molto rinomato dalle youtuber spagnole, questo Daniel Josué. In questo caso io ho preso la linea Signature perché c'è la linea tutta trasparente, la linea tutta rosso e la linea tutta nera. Io ho preso uno da quello della linea rosso, ma è quasi un anno che ce l'ho lì e non l'avevo fatto vedere perché avevo intenzione di prendere un altro della linea trasparente e un altro della linea nera per far vedere tutte e tre la linea di Josué, di Daniel Josué. Ma dopo, per motivi X, non li ho mai comprati, sono andate a oltre, e quindi è arrivato il momento di far vedere lui. Lui all'inizio era quella che mi aveva ispirato di più, ma adesso ce ne sono tanti altri della linea trasparente, perché la linea nera è solo 50 ml. Invece la linea trasparente e la linea rosso sono 100 ml. C'è un'ambra che mi piace moltissimo della linea trasparente che vorrei prendere. Sono profumi che costano sui 125 euro, se non mi sbaglio, e il 100 ml. Si prende così. Sono profumi di nicchia. Bellissimo il packaging. Vedete? Questo, in questo caso qua, perché come già detto della Signature ce ne 4, e questo in specifico si chiama Black Widow. È bellissimo oltre che buonissimo. C'ha un bellissimo rugatore, è stupendo. Daniel Josué. Sono ben fatti questi profumi, hanno una persistenza wow, un sillage wow, e c'è per tutti i gusti. E basta studiarseli un po', guardare un po', e guardare qualche youtuber spagnola che parla di cliccare Daniel Josué
intanto lo scrivo giù nell'info box e guardare, è una linea, e come ho già detto, molto molto famosa in Spagna, molto parlata in Spagna. Lui è un bravissimo naso e quindi è top. Questo in particolare sono fiorito, legnoso, infruttato, un po' terroso, è dolce e talcato. Come tutti i profumi un po' terrosi, sono anche un po' talcati. Poi è aromatico, speziato, caldo, vanigliato e anche un po' agrumato. Nelle note di testa troviamo il ribes nero, il tartufo e il bergamotto. Nelle note di cuore troviamo orchidea, legno di cedro, ylang ylang e artemisia. Nelle note di fondo, che sono quelle che a me, come dico sempre, per me sono quelle che caratterizzano con lui, che nel fondo è con lui che dici chi è questo profumo, dice chi è il profumo, perché per me è il fondo, perché è il seccato, quello che va veramente a evidenziare il profumo. In questo caso troviamo vaniglia, cacao fondente e patchouli e vetiver. Quindi questo è un profumo, appunto, come ho già detto, molto è un po' fruttato, essendo questa parte del ribes nero, però è anche un po' asprino con questo ribes nero, ma con questo bergamotto in questa uscita. Si sente un po' questa nota del tartufo in partenza, un pochino, ma poca roba, eh. Tu lo senti, perché lo senti un po' strano, un po' particolare quando la partenza, un po' originale secondo me, ma dopo va subito a svanire questa parte un po' tartufata, quasi non si sente più, e poi viene fuori questa parte del fiore dell'orchidea, viene fuori questi legni, viene fuori questo cedro, viene fuori questa parte dei fiori dell'artemisia, ma dopo viene fuori la vaniglia, la nota fondente di questo cioccolato fondente, questo cioccolato nero, con questa nota veramente del patchouli e del vetiver, ma un patchouli molto dolce, molto ammorbidito, dovuto a questa cioccolata e a questa vaniglia. Quindi è un profumo davvero molto particolare, molto originale, e non è simile a tanti altri, anzi non lo trovo simile a nessuno della mia collezione, a nessuno mai sentito. È particolare ma molto originale e mi piace tantissimo. Di Daniel Josué ne comprerò altri senz'altro, perché mi ispirano parecchio, mi intrigano molto, è un bravissimo naso e lo adoro, quindi ne comprerò tanti altri di lui. Grazie, grazie, grazie di fare queste bellissime creazioni, e adoro. Le altre bottiglie sono tutte uguali, già sia quelle trasparenti, già sia quelle altre rose e già sia quelle nere. Solo quelle nere sono 50 ml. Top, 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 super consigliato. Solo che ne ho parlato io. Dopo non vorrei che venga fuori o qualcuno ne parla fra qualche tempo e non dica mai il mio nome, perché ne ho parlato io. Scherzo. Andiamo a parlare di un altro profumo, che anche quello è tantissimo, che ce l'ho ancora più dell'altro, sarà un anno. E Luana, la mia amica, lo sa, lei, perché lei mi tiene il conto un po' del mio cose. Infatti sta lei a dirmi, c'è questi due profumi che te non hai più parlato. Ho detto no, me lo ricordo, me lo ricordo. E che aspettavo anche qui, perché volevo prendere il terzo per fare un video con loro tre. E poi sono andata sempre a Oltre, quando lo volevo prendere non c'era. E quindi dopo sono andata Oltre e non l'ho mai preso. Parliamo di questo brand Botaniche, di anche questo un brand spagnolo, di nicchia spagnola, anche questo è molto bello. Io volevo, il mio preferito è Patio, quando lo volevo non c'era, era sold out. E Patio in italiano vuol dire giardino. E poi quando lo volevo non avevo soldi e poi sono andata Oltre, così così. In questo caso c'è questo Flower Café, che l'hanno molto paragonato a un che una, per la solita, più o meno per la scia di Intense Café di Montal.
Vedete com'è il package bellissimo, con tutte le scritte qua. Da quanto è lì è un po' macerata, diventava scuro, così non era prima. Sarà un anno che ce l'ho lì. Bellissimo anche per fare un regalo, molto bello il packaging. Bellissimo, adoro questa confezione così quadrata, lo sapete, amo, con questo tappo di legno, boh, sembra di legno, sì, di legno, stupendo. E infatti sono profumi unisex, infatti secondo me c'ha un che di Intense Caffè, però questo, al mio parere, perché tutto quello che dico nei miei video è un mio sempre onesto pensiero, parere, impressione, tutto dipende dalla mia opinione. Non è che sono esperta, lo dico sempre, sono soltanto un amante dei profumi. I miei profumi non sto a fare dei poema come fanno in tante, ma sicuramente anche perché sono brave, ognuno ha il suo modo, il suo stile di fare video. Io entro in quella categoria della semplicità, un po' perché non sono capace, un po' perché non mi garba far tanto rilecchio a un profumo, perché la cosa fondamentale del profumo è il profumo in sé, è lui che va sentito, va provato, va sperimentato. E poi è inutile che io racconti il mio, quando magari il mio non è quel che conta, ognuno ha le sue impressioni. Questo è un profumo, appunto, secondo me assimila molto sia Intense Café di Montale, ma al mio parere, io che ho Intense Café, Intense di Montale, ya sia quello classico che quello stretto, per me questo ha una persistenza superiore, molto più alta, assai, una persistenza guau. E per me questo c'ha dentro una nota di cannella, io la sento, non so se è dichiarata. Guardiamo un po', io la sento questa nota di cannella, c'è un mega gusto, scusate, perché qui c'è anche un po' buio, una nota di cannella che qua non c'è, no? Io la sento e deve essere il chiodo di garofano, non lo so. Sento un qualcosa che secondo me è assai più buono di Intense Café, più particolare, diciamo, non più buono, perché Intense Café è buonissimo, ma è più particolare questo. Allora, qui troviamo in Flower Café di Botaniche Unisexy, troviamo vaniglia, troviamo rosa, caffè, tabacco, ambra, speziato caldo, muschiato, fiore, dolce. E le note di questo profumo troviamo chiodi garofane e pepe nero, nel cuore la rosa e il caffè, e nel fondo la vaniglia del Madagascar, l'ambra e il muschio. È un profumo, se vediamo le note, molto semplice, perché troviamo chiodi garofano, troviamo vaniglia, troviamo il caffè, troviamo il muschio e l'ambra. È molto semplici, è vero. Però è anche vero che ha questo che non è dichiarato, questo che di aromatizzato, dolce, cremoso, e viene voglia, come se fosse un caffè caldo, viene voglia di berlo. È buonissimo, è veramente buonissimo. Ha, come ho già detto, una persistenza wow, un sillage bellissimo, una cia wow, e è un bel profumo. E quindi io ve lo consiglio, costa meno di Intense Café di Montale, perché costa meno, adesso non lo ricordo, ma costa molto meno, non so se sono 85 euro, non me lo ricordo, o meno ancora, non me lo ricordo. E quindi andate a guardare sul sito e vedete che c'è delle bellissime creazioni anche di questo naso, è stupendo.
Andiamo a un altro sempre di questo naso, ma in questo caso io avevo preso l'eau de toilette, perché ho voluto un eau de parfum e un eau de toilette. Cambia il packaging, vedete? Cambia il packaging. Anche qui così, e qui è così. Anche questo è molto, secondo me, macerato. Questo è un anno che sono lì, l'ho spruzzato appena sono arrivato e poi non l'avevo più spruzzato. Anche lui è diventato molto colorato, vedete? Lui è un eau de toilette, ma si comporta, credetemi, come un eau de parfum. È un profumo con una persistenza e un silage wow. È un profumo, un eau de parfum, primiera di profumo, bellissimo, con delle note stupende, con una profumazione wow. Mi piace ancora più dell'altro, perché l'altro magari è più sentito, più simile a Intense Café de Montale, invece questo è un profumo spettacolare per queste giornate, primavera, estate, quando arriva il caldo. È un classico, è un profumo molto fiorito, è molto fresco, è molto elegante. Qui troviamo, qui si chiama Chance di Botanique Unisexy. Qui troviamo fiori bianchi, troviamo cacao, dolce, talcato, speziato caldo, vanigliato, lattonico. È buonissimo, gente, è veramente buonissimo. Qui è in testa, praticamente non c'è la testa, il cuore, il fondo. Qui c'è un pupurri, troviamo gardenia, cacao, foglie di tabacco, foglie di arancio, fava tonka, vaniglia e petit crème. Qui è una profumazione davvero fresca, dolce e elegante. Qui troviamo questa parte talcata, super coccolosa, che sa di pulito, che sa di profumo di altri tempi, senza niente di profumi di nonna, di zia, senza niente di retro, ma ha una come posso dire, ha un ben fatto dentro questo profumo, una bella amargatura, che fa sì che si senta un profumo come i profumi già sentiti di altri tempi, come dei profumi di Chalimard, dei profumi di Chanel, dei profumi di Lancôme, su quei, la scia lì, profumi molto eleganti, fioriti, talcati, e veramente top. Bellissimo, bellissimo. Quindi Chan di Botanique, super, super consigliato. Finiamo di schermo. Andiamo agli ultimi due, che sono gli ultimi due entrati nella mia collezione, e fa parte del mio amore per questo brand, lo sapete, ne ho diversi e negli anni ne ho continuato a prendere e ne continuerò a prendere, perché chi ven non si dica, io adoro questo brand. Ne parla molto poco, molto, ma molto poco, le youtuber famose, e al mio parere, poi mi sbaglierò, non voglio dire cose così per dire, ma al mio parere mi parla molto poco di questo brand, perché è un brand che lui non manda e non dà profumi a nessuno, e lo troviamo in tutti i luoghi, in tutti i mari, in tutti i fiumi, in tutti, dappertutto, però troviamo lui a fare pubblicità, a parlare delle sue creazioni, dei suoi profumi. E quindi le youtuber che hanno dei profumi di questo brand è perché se le comprano, perché lui non manda niente a nessuno, e sarà per questo, viene sempre, ne parlano molto poco di questo profumo. Ma bando alle ciance, stiamo parlando di Simone Andreoli, che io adoro. In questo caso io ho preso questo profumo
Sumplosion. È un profumo davvero, o l'acetuoni, un po' il Pegasi Eculo di lui, di Simone Andreoli, più o meno quelli sono tutti i suoi Pegasi. In questo caso troviamo un profumo davvero spettacolare, ma molto spettacolare. Lo hanno un po' paragonato a un altro profumo di nicchia, di... dovevo segnare, me lo sono segnata, a quelle di... non me lo ricordo. È un profumo davvero, quando è arrivato e l'ho sentito, wow, è un fruttato come piaceva a me. Ti devono piacere i profumi fruttati. È una vaniglia caramellosa, fruttata, è come avere della frutta caramellata, delle caramelline gommose, quelle tutte fruttate che troviamo quando apriamo la confezione, il sacchettino, di quelle gommose, fruttate, è lui. Qui troviamo che è un profumo dolce, vanigliato, con questa nota di... guardate. Qui troviamo la Sumplosion di Andreoli. Poi troviamo che è un profumo unisex. Troviamo che è un profumo tropicale, è un profumo fruttato, è un profumo dolce, è un profumo legnoso, agrumato, terpenico. Bella. Allora, chi mi dice a me che i profumi di Simone Andreoli non durano? Io le dico, gente, non so che pelle avete. Per me, sulla mia pelle sono delle bombe. A me mi durano tantissimo. Mi figliolo. Qui questo profumo mi ha attirato parecchio, anche se ne avevo tanti altri da comprare prima di lui. Ma quando ho visto lui mi ha attirato moltissimo per questa nota di mango, questa nota di guayaba, che è sempre un frutto tropicale, questa nota di acqua di cocco, questa nota di lime, perché il lime è diverso dal limone, è buonissimo anche da mangiare così, poi questo hibiscus e questo sandalo bianco. Ma questa parte tropicale è dovuta al mango e alla guayaba, a questa parte succosa, dolce, caramellosa, vanigliata, ma questa parte del succo della guayaba e del mango e dell'acqua di cocco e del lime, come se fosse, mi viene la guallina in bocca, come se fosse un batido, come posso dire, un frullato di mango, guayaba, lime, acqua di cocco e una colata di caramello. Questo profumo è buonissimo per quest'estate, è davvero una coccola. Io penso che questo sia il mio quarto, il mio quinto profumo di Andreoli, e poi ne comprerò tanti altri. Nessuno per me supererà Andreoli. Poi queste boccettone che sono 100 ml, ma sembra che ci sia 100 ml. Sembra che ci sia 200 ml. Aspettate. Sì, 100 ml. Sembra che ci sia 200 ml, sono immensi. Quindi buonissimo. E Sumplosion di Andreoli. Sumplosion di Simone Andreoli. Poi il quinto, che era tantissimo che era nella mia lista, ma anche lui era da mo che era sold out dappertutto, perché anche lui è stato molto virale negli ultimi mesi, soprattutto nella fine dell'anno del 2023. Ne hanno parlato tutte le youtuber di tutto il mondo, ne parlavano tutte perché andava molto di moda questa nota di ciliegia, quindi ne parlavano tanti. Era sold out sempre quando lo volevo, finalmente, dopo quando lo potevo prendere non c'avevo soldi, come sempre.
E poi dopo mi sono decisa di prenderlo e parliamo dei Beach Bop di Simone Andreoli. La vita. La vita. La vita è un profumo qui. Cosa ne vogliamo parlare di questo profumo? Qui è una ciliegia proprio. È bellissima, non me la voglio dare. Bellissima. Bella ciliegia, qui troviamo che è una ciliegia vanigliata e dolce, poi troviamo che è ambrata, fruttata, con la nota del caramello, è bellissimo questo profumo, andiamo a vedere le sue note. Mamma mia. Profumo con la nota di apertura, ciliegia, frutti rosso e caramello. Con un cuore di vaniglia, zucchero e ghilan ghilan, con un fondo di fava tonka, ambra e legni preziosi. Qui veramente legni preziosi, preziosi, perché si sente proprio la qualità dei legni. Un profumo legnoso, ma un legnoso molto aromatizzato, molto buono, con questa ciliegia succosa, anche un po' bougie perché è un po' alcolica, è un po' come la ciliegia caramellosa dentro il rum, un po'